Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui. Oggi vorremmo mostrarvi come fare il prelievo con UTrader, perché voi ben sapete quello che è accaduto negli ultimi tempi, quindi che la Equo Option dal 3 luglio ha già mandato le email, ma anche la ATX Capital, che non sarà più possibile fare opzioni binarie. Allora, il broker più affidabile, più serio, nonché più importante che sia rimasto è la UTrader Capital, che possiamo vedere a bollino Federazione Russa, eccolo qua. Allora, molti di voi mi chiedono come si fa a fare il versamento. Allora, innanzitutto vi dico, iscrivetevi a UTrader dal mio link che trovate sotto tutti i miei video tramite il sito Johnny Altervista Trading. Ci cliccate, ora vi mostro come fare. Ecco qua, YouTube. Johnny, ecco qua, andate su YouTube, scrivete il mio canale, Johnny Imperator, eccolo qua, vi iscrivete per chi non l'abbia già fatto, prendete un mio video qualsiasi, ok, andate in mostra altro e troverete questo sito, ci cliccate sopra, inizia a fare trading subito, iscriviti subito con UTrader Capital. Ecco, vi si apre la pagina di registrazione. A me già è compilata perché ho il login. Voi vi registrate. Dopodiché, una volta che vi siete registrati dal mio link e fate il versamento, sarete attivati tramite il mio link. Il che significa che avete diritto a la strategia vincere 60 secondi gratuita, uno sconto sulla strategia Revolution e in più avrete diritto a altre facilitazioni, ad esempio chi già ha la Revolution avrà gratuitamente la lezione e tutto il resto, quindi avete un sacco di vantaggi. Se nella vostra zona il broker UTrader non si apre, come vi ho già spiegato, si risolve facilmente con una VPN, come sto facendo io, mi chiamate e risolviamo la cosa insieme. Vi aiuto a fare il versamento, vi aiuto a fare tutto. Però la cosa che a voi interessa di più è il prelievo, che me lo chiedete sempre. Allora, la piattaforma è molto semplice ed intuitiva. Allora, per fare il prelievo, andate su Deposit, ecco qua, Request Withdrawal, io già ho compilato i campi, eccolo qua, perfetto. Ho già compilato, ho aperto un conto appositamente per mio zio per testare come senza grosse cifre e senza grosse operatività, loro comunque vi danno i soldi indietro, quello che molti broker non fanno. Allora, sono stato chiaro, ho fatto una richiesta di prelievo, ho parlato con loro, mi hanno chiamato, ho detto di voler prelevare, sono stati molto educati e per niente insistenti. E allora adesso vado alla mia richiesta di prelievo. Ok, perfetto, la mettiamo in la facciamo. In modo tale voglio mostrarvi i tempi, al massimo 2 o 3 giorni lavorativi, quindi mi hanno detto, e adesso li testiamo insieme. Allora, ecco qua, ok, in processo, ok, benissimo, vado su My Withdrawal, troviamo quello là che ho cancellato io prima, no, quello che ho cancellato io prima, eccolo qua, che ho sbagliato a fare, e adesso troviamo il mio prelievo attuale. Eccolo qua, 2,50 USD pending, 7,22 nell'orario sarebbe 9,30 del 13 giugno 2018. Allora, ora qui mi dirà quando verrà confermato il tutto, ok? Quando questo periodo verrà confermato. Quindi io vi mostrerò quando verrà confermato qui e vi mostrerò anche, siccome sto utilizzando una PostePay Evolution, anche lo storico, cioè sarebbe a dire, vi mostrerò qui l'accredito sulla PostePay e le tempistiche. Allora ricordatevi, qui c'è scritto 13 giugno 2018 alle ore 7:22 più 2 ore di fuso orario 9:23, quindi circa. Vediamo quanto tempo impiegano quei soldi a tornare indietro. Faccio questo perché molti mi chiedono appunto questa cosa qua. Adesso la testiamo live. È la prima volta che facciamo un video del genere, ma è molto molto importante. Vi ricordo però di fare l'iscrizione a questo broker tramite il mio link. Non fatela a cazzo, perché tramite il mio link io vi posso aiutare sia a seguirvi sia in eventuali controversie che possono nascere appunto con i broker, perché ho traccia del vostro numero identificativo. Se invece vi iscrivete per i fatti vostri, anche se fate il deposito, poi a me non arriva nessuna traccia. L'importante è la iscrizione, va bene? Ma contattatemi prima di fare tutto questo, eh? Avete la mail, il telefono, mi contattate e ne parliamo. E soprattutto questo broker,
sopravviverà al 3 luglio, cosa che gli altri non faranno. Ok? Allora chiudo il video e ci vediamo non appena i soldi arrivano. Ciao. Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Oggi siamo nella seconda parte del video del prelievo di uTrader. Allora, come potete vedere, abbiamo 0,5 dollari, quindi 0 di balance. Allora andiamo su deposit, my withdrawals. Vediamo che il deposito che abbiamo, il prelievo che abbiamo fatto qualche giorno fa, il giorno 13 alle ore 7:22. Confermato il giorno 14 alle ore 8:16, quindi dopo 24 ore. Oggi non ci interessa. Oggi giorno 16:06, i soldi sono arrivati alla PostePay di destinazione. Ora ve lo mostro, ma soprattutto volevo dire che oggi è sabato, quindi già un'ottima cosa che sono arrivati in 3 giorni, nonostante fosse sabato, quindi oggi. Che il 13 era mercoledì, quindi teoricamente giovedì, venerdì e sabato i soldi sarebbero dovuti arrivare lunedì mattina. In realtà sono già arrivati. Eccoci qua. Questa è la PostePay. Quindi vediamo un po'. Allora, chiaramente vi mostro queste due operazioni che sono il 212 euro. Pagamento online a umarkets.com bacuazen e il giorno 12 della valuta. Poi cosa è successo? Che contabilmente me lo ha stornato, perché ha ricevuto lo stesso importo dalla stessa persona, quindi lo ha stornato, ma in realtà i soldi sono arrivati, eccoli qua, a crediti il giorno della data contabile del 16.06. Difatti possiamo guardare che il saldo contabile è di 259,259, quindi grazie a questi 212 euro. Perfetto, quindi vi faccio vedere proprio le cose come stanno e addirittura anche l'accredito, eccolo qua. Proprio perché qua non si nasconde nulla e devo mostrare effettivamente l'affidabilità di questa piattaforma, che credo che con questo video si sia fugato ogni dubbio. Altra motivazione. Allora, altro elemento importante che devo affrontare oggi, prima che mi dimentico, è questo. Allora, guardate qua, account types. Allora, il mio account è un account, mi dice, start, guardate, perché ho versato 250 dollari. Guardate qua, se voi versate di più potrete avere quindi un bonus del 50%. Allora, il mio consiglio è non ve lo fate dare, cioè se ve lo attivano, contattate qua, guardate, send us message. Questa qui adesso è chiusa perché è sabato, ma di solito è verde, quindi è la live chat, e chiedete chiedete l'annullamento del vostro bonus. Altrimenti, cosa potete fare? Volete versare 1000 euro? Fate un prelievo anche di 50 euro e il bonus vi sarà tolto. Perché il bonus io lo sconsiglio? Perché quando avete il bonus, voi non siete padroni dei vostri guadagni, ma soltanto della cifra versata. Faccio un esempio. Come già vi ho spiegato 1000 volte, ma diciamolo bene perché va spiegato. Allora, voi versate 500 euro, vi danno un bonus del 50%, ok? Per cui voi vedrete scritto 750 dollari. Ma cosa succede? Voi fate trading, guadagnate, il vostro conto sale, sale e sale. Fino a quando voi non sbloccate il bonus, che ha delle regole, voglio dire, che si sblocca, cioè io ci metterei 1 o 2 mesi, però magari qualcuno di voi che all'inizio ci metterebbe più tempo. A questo punto, il mio consiglio, cosa succede? Voi non potete prelevare più dei vostri 500 euro. Anzi, se prelevate anche 50 euro, il bonus vi viene, viene tolto, così come i guadagni. Quindi faccio un esempio, avete 10.000 dollari sul conto, di cui 500 vostri, 500 di base, più il resto guadagno e più bonus, prelevate 50 euro, vengono mangiati i vostri 9.000 euro di guadagno. Quindi fatevelo togliere subito, ok? Oppure versate 250 dollari tranquillamente e poi dopo
riversate quello che volete. Insomma, non c'è alcun problema. Guardate, siete voi che dovete cliccare qui su Open, ma se voi versate la cifra normale non succede nulla. Per cui questo è il mio consiglio. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però siccome noi versiamo e preleviamo settimanalmente, almeno io lo faccio, non mi interessano i bonus, perché io de devo tenere i miei soldi bloccati per 250 euro, ma i 250 € me li faccio tranquillamente per i fatti miei, capito? Il loro è anche un trucco contabile, perché i broker funzionano come una banca. Quindi se andiamo in banca, se io sono col Banco di Napoli, se andiamo tutti i correntisti domani mattina a dire voglio 10.000 euro in contanti, la banca non solo non ve li danno, farà una storia per non darveli, ma rischierebbe il fallimento, perché la banca effettivamente tutti i soldi sono solo un numero, la stessa cosa è il broker, quindi sono dei piccoli espedienti per ritardare il vostro prelievo. Ok? Ma sono cose normali che funzionano così. Voi basta che lo sapete e non vi prestate a questo gioco. Basta conoscerlo. Però la cosa che mi premeva fare in questo video è questo: aprire un conto come questo qui con zero operazioni e prelevare e avere i soldi in 3 giorni, credo che sia il più alto indice di serietà. Perché quando voi avete un conto come il mio, quello l'altro intestato a me, che mostro nei video con cui opero, dove prelevo settimanalmente e dove girano soldi e dove è di 9 mesi di esperienza, l'ufficio finanza, che è quello che poi approva il prelievo, lo fa in un secondo, perché mi conosce, sa chi sono, vede la mia operatività, eccetera. Ma il fatto che diano soldi indietro a chi non fa nemmeno un'operazione è indice di liquidità del broker e di serietà, perché fino a prova contraria è un nostro diritto avere i nostri soldi quando e come vogliamo. E quindi io ve l'ho dimostrato. Non vi ricordo però, per fare l'iscrizione rivolgetevi al mio link che trovate sotto tutti i miei video, quindi cliccateci sopra e vi iscrivete da quella pagina. Se avete bisogno di aiuto perché non funziona, perché magari c'è la VPN, per qualsiasi ragione, mi scrivete o mi chiamate, facciamo tutto insieme. E chi non ha mai avuto mie strategie avrà gratuitamente la strategia vincere in 60 secondi, così come è promesso e detto in tutti i video ed è sempre stato mantenuto. Chi già ha le mie strategie e ha bisogno e vuole farlo, avrà una lezione gratuita sulla Revolution che altrimenti costerebbe 50 euro. Quindi agevolo tutti, perché questo è il modus operandi. Inoltre, oggi è 16 giugno, per cui per quelli che vedranno il video prima del 3 luglio o prima di luglio, vi dico: non ascoltate adesso quello che gli altri broker vi promettono e vi dicono sul Forex o addirittura sul mantenimento delle binarie, perché i broker europei, non Utrader che ha questa bella licenza della Federazione Russa, i broker europei non hanno proprio possibilità di inserire le opzioni binarie. Ok? Quindi non è vero quello che stanno dicendo. Se tu sei un broker, un trader professionista, poi non è vero, non è vero. Lo fanno per rallentare la fuga di capitali, per il discorso che vi spiegavo prima, verso altri broker o da loro. Per cui ad esempio i Q-Option in questi giorni si troverà in difficoltà, perché come vi dicevo, immaginate di andare in banca e dire, perché i soldi che mi hanno mandato qui sulla PostePay sono soldi reali, sonanti, che io posso andarmi a ritirare allo sportello adesso. Quindi loro hanno dovuto venire da me e cacciare, hanno dovuto chiamare il signor Colella e cacciare insomma 212 euro, 250 dollari sonanti, cioè stop, Utrader. Ora immaginatevi quante persone lo stanno facendo in questi giorni da EQ Option. È normale che cercano dei mezzi per non farlo. Per cui io vi consiglio subito di passare a Utrader da EQ Option e di prelevare e azzerare i vostri conti subito. Non trovatevi a fine mese, perché a fine mese io spero che il broker sia solido e che riesca a onorare gli impegni senza ritardi. Ma non dico che è impossibile, ma è difficile, perché
mi metto nei loro panni. Come vi ho spiegato, se andassimo tutti alle nostre banche a prelevare tutto il nostro conto corrente o grosse cifre, nello stesso momento la banca andrebbe in difficoltà, chiudono lo sportello e non ve li danno, perché non li hanno. Non hanno né il contante quel giorno in banca e né hanno proprio fisicamente i loro soldi, perché sono prestati, investiti. Cioè, capite come funziona? Sono solo una cifra, sono solo un numero. Chiaro? Per cui non trovatevi sulla barca che affonderà, ma trovatevi su una nuova barca che sta andando a gonfie vele senza problemi. Per cui uscitevene il prima possibile. Questo è un mio consiglio che, come farei io, come ho fatto io, ma l'ho fatto 9 mesi fa, quando già non mi convincevano, quando già, cioè, non era normale che la 24 option chiudeva, ma IQ restava, perché sono praticamente uguali, hanno la stessa cosa, lo stesso modus operandi, le stesse sedi, cioè negli stessi posti, per cui già mi ero allontanato. Fate la stessa cosa anche voi. Ricordo che sono a disposizione per tutto, anche per le strategie. Quando volete, ragazzi, mi contattate e ci risentiamo. Ok? Un caloroso abbraccio a tutti, e quello che dico io lo dimostro con fatti e dati alla mano, non per chiacchiere, perché quando voi mi direte come funziona un trader, paga, non paga, io vi rimanderò a questo video. Ciao a tutti.